Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Mattus e oggi sono tornato finalmente per portarvi il secondo episodio del Giocatori da comprare, una serie fantastica nella quale in ogni episodio vi andrò a consigliare 5 giocatori da acquistare all'inizio di FIFA nei momenti, diciamo, proprio iniziali, quelli dove circolano davvero pochi crediti. Andremo appunto a analizzare un giocatore per ogni campionato: Barclays, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 e Liga BBVA, con un totale quindi di 5 giocatori. E prima di iniziare vorrei ricordarvi di lasciare un like importantissimo se volete avere altri episodi del genere. Come primo giocatore del campionato italiano, ho deciso di utilizzare Kirikes. Kirikes, che è un giocatore che appunto quest'anno è andato al Napoli dopo essere stato al Tottenham per varie stagioni. Giocatore che avrà un upgrade a oro luminoso. Questo giocatore, a parer mio, avrà 78 di overall, 80 di velocità, 67 di dribbling, 66 di tiro, 76 di difesa, 59 di passaggio e 75 di fisico. Costerà veramente poco perché, regà, ovviamente un 78 di overall non costerà tantissimo. Si parla dai 0 ai 5k di crediti. Sarà un giocatore veramente fortissimo da utilizzare nei primi giorni di FIFA, quando ancora circoleranno pochissimi crediti. Passando invece alla Barclays Premier League, ho deciso di introdurre Darmian, che è un gioiellino appunto italiano che è passato quest'anno dal Torino al Manchester United per una cifra di circa 20 milioni di euro. Questa carta riceverà un upgrade diventando oro luminosa e secondo me avrà 78 di overall, 85 di velocità, 76 di dribbling, 79 di difesa, 78 di fisico, 57 di tiro e 72 di passaggio. Regà, quindi caratteristiche mostruose per un giocatore che non costerà più di 7k. Veramente un giocatore da provare, soprattutto perché comunque un giocatore italiano che a me piace veramente tantissimo. Passando alla Ligue 1 invece, ovviamente chi potevo non mettere se non Marquinhos? Regà, questo è un difensore centrale che io adoro. È veramente un giocatore assurdo, 80 di overall, 79 di velocità, 82 di difesa, 76 di fisico, 64 di passaggio, 38 di tiro e 69 di dribbling. Sarà veramente qualcosa di allucinante FIFA 16, anche perché probabilmente riceverà un upgrade, la sua carta riceverà un upgrade passando da oro normale a oro luminoso. Anche questa carta costerà pochissimo, dai 0 ai 5k, e ripeto, sarà un giocatore fortissimo perché sarà anche, vi farà appunto ibridare le vostre squadre al meglio, visto e considerato che è di un campionato eccellente, ovvero Ligue 1, di una nazionalità molto facile da ibridare, ovvero il Brasile. Ma passiamo al giocatore più interessante di questo episodio. Ragazzi, parla di Felipe Santana, giocatore che io utilizzavo tantissimo, ma veramente tanto all'interno di FIFA 13. Purtroppo, con l'avvento dei siti di credito in FIFA 14 e in FIFA 15, non l'ho utilizzato più di tanto perché preferivo appunto comprare crediti e acquistare giocatori forti al posto di utilizzare giocatori buggati come ad esempio Felipe Santana. Questo giocatore sarà devastante, ragazzi. A mio parere avrà 77 di overall, 79 di velocità, 40 di dribbling, 46 di tiro, 80 di difesa, 45 di passaggio e 74 di fisico. Sarà un giocatore molto ma molto forte da ibridare appunto anch'esso per il fatto che è di una nazionalità molto facile da ibridare, ovvero il Brasile, e costerà pochissimo, dai 0 ai 5k. Come ultimo giocatore, ma non meno importante, andiamo a trovare Varane. Varane, giocatore del Real Madrid, regà, che ha disputato veramente un'ottima stagione quest'anno. Giocatore che ovviamente, sicuramente, riceverà un upgrade passando appunto 82 di overall. Questo giocatore a mio parere avrà 78 di velocità, 84 di difesa e 79 di fisico. Cioè, regà, guardate queste tre caratteristiche. Un difensore centrale con 80 di velocità, quasi 85 di difesa e comunque 80 di fisico, che veramente non è poco. Cioè, regà, per la modica cifra dai 0 ai 7k di crediti, quindi praticamente nulla. All'inizio di FIFA gireranno veramente pochissimi crediti, quindi questi giocatori potranno essere acquistati anche a 2-3k facilmente, soprattutto se saprete fare velocemente compravendita, riuscirete a fare tantissimi crediti e riuscirvi a fare una squadra composta da questi giocatori forti ma buggati. Quindi, regà, questo video finisce qua. Io spero che comunque anche questo secondo episodio vi sia piaciuto. Io vi aspetto con un terzo appuntamento nella quale andremo ad analizzare i centrocampisti dei 5 rispettivi campionati. E prima di lasciarvi vorrei ricordarvi di lasciare un like importantissimo, regà. Cioè, grazie per tutto il supporto che mi state dando. Ormai siamo arrivati quasi a 350 iscritti, quindi grazie davvero. Io ho detto questo, direi che ci possiamo beccare ad un prossimo video. Bella, ragazzi!